Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi faremo qualcosa di completamente diverso da quello che faccio di solito, ossia un vlog di pulizie. In realtà non faremo un classico vlog delle pulizie settimanali, quello abbastanza standard, ma faremo appunto le classiche pulizie di primavera, sostanzialmente, ma molto in ritardo perché il caldo è arrivato particolarmente tardi. Quindi faremo appunto una pulizia profonda di questa casa. Secondo me questa decisione che ho preso questa mattina non è stata molto intelligente, ma vabbè, comunque appunto faremo queste super pulizie. Ho già la batteria scarica di questa macchina fotografica, quindi useremo sicuramente il telefono. Molto bene. Bene, ho già cambiato, adesso sto utilizzando il telefono. Comunque, come vi stavo dicendo, oggi faremo delle pulizie proprio belle intense. Ho intenzione di smontare il divano pezzo per pezzo, lavarlo tutto. I tappeti, quelli grossi, non si asciugano completamente. Questa casa poi è abbastanza umida, quindi per forza di cose i tappeti veri e propri devo lavarli quando fa veramente caldo. Ovviamente, vabbè, durante l'inverno li passo con ammoniaca, acqua calda, eccetera. Cioè, comunque una lavata gliela do. Però, con il macchinario che ho io, verrà una cosa, cioè ve lo dico subito, sarà imbarazzante. Questo video forse non vedrà mai la luce del sole. Il tappeto cambierà colore, come sempre, come tutti gli anni. Io faccio questa cosa sempre a inizio estate e di solito a fine estate, così per un po' è a posto. E poi appunto durante l'inverno vado con l'ammoniaca, perché sennò non si asciuga e quindi sotto rimane bagnato e ho sempre paura che mi faccia la muffa, perché questa casa, come vi dicevo, è molto umida. Direi che possiamo cominciare. Primissima cosa che andiamo a fare, l'oiling ai capelli, così intanto che facciamo le pulizie, sta per bene sulla cute, sta per un po' di ore, perché almeno sta bello, cioè sta in posa. Più sta in posa, meglio è. Vado ad utilizzare i soliti oli che utilizzo di solito, quindi olio di rosmarino e olio di ricino, che sono questi qui. Li ho acquistati su Amazon, li vendono un po' dappertutto. Lo faccio qui insieme a voi semplicemente perché almeno chi vede il video sa che ho gli oli in testa e che non è che non mi lavo i capelli da 20 anni. E ora vado a legarli così non ce li ho davanti agli occhi. Incredibile, quando devo uscire non mi esce mai una cosa del genere. Direi che ci possiamo spostare in salotto e cominciare. Step numero uno, riempire la Stanley, perché sennò so che non berrò per tutta la mattina. Step numero due, anche se so che mi odierò per questo, tra 10 minuti rimuovere tutti i rivestimenti del divano, metterli a lavare così li posso stendere, si asciugano e poi li rimettiamo completamente puliti. I cuscini, quelli grossi, li lavo abbastanza spesso, anche questi qua, i poggiatesta, ma proprio il rivestimento, tutti gli altri pezzi sostanzialmente non li smonto mai, di solito li lavo con il bissell, che è quello che uso anche per i pavimenti, per i tappeti, scusate, però anche questi secondo me hanno bisogno di una bella pulita, quindi smontiamo tutto. Allora, credo di aver già cambiato idea. Tutta quella parte che è rimasta attaccata in teoria è sfoderabile, però secondo me è un casino farlo da sola. Quindi lo lavo con il bissell, appunto. Ora prendo tutte queste cose qui e vado a fare le lavatrici, così le lavo. Allora, facciamo così: il pancake adesso lo porto di là in studio, così ha il tappeto per correre, saltellare, eccetera, però non gli rompo le scatole continuando a girarmi intorno, insomma. Adesso lo porto di là che me lo sa anche più fresco. Ok, ci siamo. Vi presento il signor Bissell, acquistato su Amazon un paio di anni fa. Serve per pulire tutti i tappeti. Qui sopra va l'acqua pulita con il suo detergente, che è questo, ha sempre acquistato su Amazon. C'è la parte sotto che serve appunto per i tappeti grossi, mentre qui abbiamo l'attacco per fare appunto divani, macchie in giro per casa, eccetera. Tutto per i tessuti. Adesso riempio questo con l'acqua e con il suo detergente e puliamo tutto il divano. L'unica pecca, secondo me, è che fa un casino allucinante perché fa proprio tanto tanto rumore rispetto anche al Dyson, eccetera, all'aspirapolvere normali, però funziona molto bene. Così abbiamo messo il massimo dell'acqua e del sapone, anche se dopo sicuramente dovremo utilizzarne ancora perché dobbiamo pulire un sacco di cose. Ovviamente sotto, quindi nella tanica che c'è in basso, va andrà tutta l'acqua sporca. Ve lo dico, farà impressione, cioè proprio siete avvisati, non è un contenuto per tutti, ci vorrebbe un segnale di trigger warning. Allora, mi serve l'adattatore della presa e ci siamo. Thank you.
Allora, fase 1 direi completata. Devo passare l'aspirapolvere su quella parte lì morbida. Comunque, adesso è ancora tutto un po' bagnato, motivo per cui vi dicevo che è meglio fare questa cosa in estate piuttosto che in inverno, perché comunque rimane un po' bagnato. Poi, tra l'altro, non vi ho spiegato neanche come funziona, ma adesso vi faccio vedere. Allora, praticamente, cliccando questo tasto, da qua sotto esce acqua e sapone. Con queste setole si massaggia il prodotto all'interno del tessuto e poi da qui aspira praticamente l'acqua con il sapone, cioè aspira tutto quanto e lo fa passare dentro il tubo e lo porta fino al secchio dell'acqua, che adesso va svuotato e vi porto di là in bagno così vi faccio vedere. Spero siete pronti perché questa è solo l'acqua del divano. Madonna! Ok, ora il sistema è più o meno lo stesso, ma va tutto fatto con questo attacco qui, come se fosse un aspirapolvere, ma butta fuori l'acqua e quando poi lo tirate indietro, tira via l'acqua. Questo è metà del tappeto. È nera quest'acqua, io non ho parole. Mamma mia. Ultimo giro di acqua e abbiamo finito. Mio Dio, ma com'è possibile? Guardate come sono rossa in faccia. Sto morendo. Comunque, giustamente voi mi direte: Giulia, ma perché non porti i tappeti in lavanderia? Avete ragione. In realtà era perché mi sembrava più logico comprare il macchinario per pulire i tappeti, perché così sul lungo periodo con i vari lavaggi ovviamente avrei risparmiato. In realtà adesso che ci penso dico che forse la lavanderia sarebbe stato meglio. Vabbè, adesso vado a fare qualcosa da mangiare, mi riposo un'oretta perché sto grondando. E poi vado avanti a fare tutto quello che volevo fare. Tra l'altro volevo fare anche le finestre. Che ridere. In casa al momento ci sono 28 gradi. Speriamo solo che si asciughi tutto in fretta, perché veramente spero che ne sia valsa la pena. Comunque adesso si vede qualche righetta. Vedete? Però poi una volta che si asciuga spariranno, non vi preoccupate. Però è decisamente molto più pulito rispetto a prima. Non sarà perfetto, perché magari facendo altre 2-3 passate sicuramente verrà ancora più pulito. Però direi che per la stagione ci sta, ci siamo. Ci vorrà un po' a far asciugare tutto, però di base ce la dovremmo fare entro oggi. Inizia a essere scarica anche la batteria del telefono. Viva me! Allora, mi sono riposata, però adesso è arrivato il momento di fare le pulizie, quelle classiche. Quindi adesso sto facendo le lavatrici. Ho già steso tre lavatrici fino adesso. Penso che per il rimontaggio del divano aspetterò che torni a casa Fede, perché non ce la posso fare. Ci proverò magari da sola, però sicuramente in due facciamo meno fatica. E adesso facciamo le pulizie classiche. Direi di cominciare dal mio bagno, anche se vi dico che vi farò vedere che sistemo eccetera, però non mi sembra il caso di farvi vedere mentre pulisco i sanitari, cioè non mi sembra una cosa troppo carina da vedere, però appunto li farò senza telecamera ovviamente. Bene, andiamo in bagno e cominciamo. Mostrarvi questa cosa. Allora, ieri, cioè qualche giorno fa, ho ordinato questo su Amazon, che è un aspiragocce elettrico.
Al massimo vi metto il link nell'info box perché qua il brand è Lay Fate, credo. Vabbè, comunque ce ne sono tanti diversi e appunto è un aspiragocce. È arrivato ieri, quindi lo sto testando per le prime volte e quindi ho deciso di pulire il vetro della doccia, anche se dopo in realtà dovrò fare la doccia. Però non fa niente, poi lo userò la seconda volta solo per aspirare le gocce d'eccesso e volevo farvi vedere questa cosa perché è troppo soddisfacente. Vado con il mio vetrina, vabbè questo della Quasar comunque, solo per i vetri. Vado a grattare via tutto il calcare, le goccioline, tutto quello che c'è. Scusate, è meraviglioso. Io sono innamorata. Io odio pulire i vetri. Tutti i tipi di vetri. Questo coso è fantastico. E comunque se c'è qualcuno vittima del marketing come me, per favore fatemi sentire almeno nei commenti così mi sento meno in colpa. Perché tutti questi aggeggi del cavolo, giuro, ce li ho io. Cioè proprio... E li uso. È quello il discorso. Che comunque non è che li compro e poi li lascio lì. No, li uso tutti. Però mi faccio sempre convincere a comprare queste cose. Non sto seguendo l'idea, ma sono le 5 e mezza, ho iniziato alle 10 a sistemare tutto, quindi ci ho messo almeno 5 ore e mezza a fare tutto questo casino. Mi metto qui una clip di tutto quanto completamente sistemato, tutto finito, tutto pulito e in ordine. Mi riservo il diritto di stirare domani, perché oggi non ce la faccio più, adesso vado a buttarmi in doccia perché mi serve, cioè ne necessito proprio. Direi che abbiamo terminato la nostra giornata di super pulizie. È la prima volta che faccio un video del genere, quindi spero tanto che vi sia piaciuto. Fatemi sapere ovviamente se è così, e altrimenti se avete altre idee per qualche video da far uscire prossimamente, fatemelo sapere. E niente, io concludo qui questo video. Grazie mille per la compagnia e spero di vedervi anche nel prossimo. Ciao!